Per un pelo. Sempre saldato. Sempre. Buona cena! Ma se io ti chiedessi di lasciarlo e di metterti con me? Ma tu scherzi sempre. Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda. Sono andato in prepensionamento, sai, il lavoro non ce n'era più tanto. Gli anziani costano di più. Che pirla che sei. Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro? Sì, benissimo. Senti, papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa. Mi devo preoccupare? Sì. Mamma, la se spusa l'Emilia, te capì? Quanto mi può costare secondo voi tutto? È che non vedevi l'ora, Antonio. Tira fuori sti soldi, che c'è la figlia sola. Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano vere spiegate. Lasciali tranquille di aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare? No, devo chiederle di passare un'altra volta. Tu non hai investito i tuoi risparmi in azioni. Non sarei stato così pazzo. Io ho firmato come sempre, Margherita, non avevo capito. Io mi fidavo. Non è il momento di fare grandi cose, magari faremo più avanti una festa. Che dici? Possiamo fare a meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo. Mi hanno tolto tutto. Da un giorno all'altro non ho più nulla. Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni. Adesso posso aiutarti. Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta. Evviva! 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 Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio? Ta, 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 ta.